Malgrado queste difficoltà e criticità che ho appena illustrato sulle mancanze di risorse e sulle incertezze normative, comunque con questo bilancio 2015 riusciremo sicuramente a tenere in piedi, come dicevo, il sistema dei servizi dei genovesi. Dopo aver conosciuto l'importo del fondo, questo bilancio che attualmente presenta saldi che risentono dei tagli migliorerà sicuramente, quindi verranno integrate quelle voci di spese che attualmente sono in sofferenza, i sociali, il trasporto, i servizi alla persona, la scuola, il turismo, la cultura, con la distribuzione appunto del fondo. Quindi riusciremo e concentreremo tutti i nostri sforzi nel cercare di tenere in piedi, come diceva, il sistema di servizi dei genovesi, di cui godono e usufruiscono i genovesi, rinunciando per esempio a aumentare ancora la pressione fiscale per quelle leve che ancora erano disponibili e soprattutto con un'attenta gestione della spesa che ci ha portato a tenere risparmi in questi ultimi anni per oltre 55 milioni di euro, comprensivi dei 40 milioni di risparmio sulla spesa del personale. Il personale negli ultimi anni è diminuito di circa 550 unità per pensionamenti, la spesa è passata da 262 a 223 circa, e quindi più altre voci di spesa ridotte come il rimborso dei mutui di oltre 15 milioni. Ecco, questo insieme di azioni ci hanno consentito finora e confidiamo che riuscirà a consentirci ancora di non far mancare ai genovesi quei servizi che faticosamente in questi anni siamo riusciti ad assicurare.